che Casablanca ha conosciuto un rapidissimo sviluppo, parliamo di tasse, sono sicuro che non vi interessa come visita, perché vedete che una volta che si presenta la fattura salata, c'è anche possibilità di saltarsi dalla finestra senza ritornare indietro. Beh, ed alla ex cattedrale cattolica con i due torri che vediamo, chiamata Sacro Cuore. Era un comercio.
prima c'era questa, ma anche il fotografico di questo. Ma che meraviglia! E anche quando eravamo lì a vedere la cartolina, bello assisto. Questa è una bella cartolina. Sappiamo tutti che nel XVII secolo erano molto sviluppate le relazioni internazionali con il sviluppo d'Europa, con i turchi, la grandezza di questo sovrano. Per questa ragione l'unica via che rimane per Monesmeir sono gli altri paesi d'Africa. E ha passato 25 anni a moltiplicare le sue spedizioni verso gli altri paesi, cercando con il quale è riuscito a cacciare i portoghesi della costa atlantica. La città di Mura che circonda i palazzi, i granai, gli scudini che vedremo mentre i palazzi. A quel vuol dire i giardini, serviva per irrigare i giardini del sultano Monesmeir e anche per l'irrigazione della terra quando non ci pioggia. E l'acqua soprattutto per la città di Megras. E arriva fino qua quest'acqua con una canalizzazione artificiale e sotterranea. Il sovrano Monesmeir ha costruito più di 40 km di acquadotti per portare l'acqua delle montagne fino alla città imperiale.